lo squadernamento di un pensiero appunto europeista, fortemente pro Europa federale tra l'altro, che propone poi come soluzione per l'annosa problematica che affligge la Catalogna e la Spagna, il rapporto tra i due, la questione dell'indipendenza, la soluzione dell'indipendenza. Dopo un'apertura in cui Puigdemont ripercorre l'infanzia a Girona, con il divieto di parlare il catalano a scuola, per esempio, e il ricordo di aver vissuto lo spagnolo, il castigliano, quindi come la lingua dell'autorità franchista, l'autore si sofferma sui passi che quasi casualmente ha compiuto a livello politico dal 2005 circa fino a giungere alla presidenza della Generalitat nel 2016. Dopo la fine della dittatura di Franco, l'approvazione della Costituzione del 1978, Carles Puigdemont si affilia nel 1983 al partito di Jordi Pujol, Convergència Democràtica de Catalunya, che reclama sempre più autonomia. Diviene poi giornalista, la sua principale passione, e fondatore dell'agenzia di stampa catalana nei primi anni 2000. La politica certo lo ha sempre interessato ed è un interesse alla cui base troviamo soprattutto i due nonni, che Carles Puigdemont ricorda così in apertura del libro. I miei due nonni hanno vissuto la guerra civile. L'uno apparteneva alla destra cattolica catalanista e ha sostenuto, senza entrare in guerra, la parte di Franco. L'altro è dovuto invece partire in esilio in Francia dopo la caduta di Barcellona perché era rimasto fedele alla Repubblica. In questo senso sono anche interessanti da ripercorrere i contatti tra una parte dell'indipendentismo cattolico catalano e Jacques Maritain, il filosofo cattolico francese agnostico prima di convertirsi al cattolicesimo, appunto. Ma il libro di Carles Puigdemont, La crisi catalana, un'opportunità per l'Europa, è interessante anche per quanto riguarda alcune riflessioni che offre sulla non violenza, con per esempio un attestato di stima per Martin Luther King, di cui scrive: "Io sono una persona non violenta, pacifista, ecologista, antirazzista. Sono un ammiratore della lotta di Martin Luther King. Voglio fare della democrazia la mia battaglia, ma senza mai utilizzare le armi, senza imporre alcunché agli altri." E aggiunge ancora, riprendendo anche in qualche modo un filo con Jacques Maritain: "Ci sono dei valori cristiani di base nella mia convinzione in cui occorre rispettare l'essere umano. Mi riconosco come un cristiano di base. Sono credente, ma sono anche assai critico al riguardo della Chiesa cattolica, perché ha talvolta delle attitudini che sono molto lontani dal cristianesimo dei secoli." E poi, naturalmente, come indicato nel titolo, c'è il capitolo europeo, molto molto importante. Ricordando, per esempio, che il modello jugoslavo non rappresenta un esempio da seguire, scrive, quello che è accaduto in ex Jugoslavia, in Serbia o in Bosnia è spaventoso e l'assenza colpevole dell'Unione Europea in questa fase mi fa riflettere enormemente, è appunto un altro passaggio indicativo che ci porta da qui all'undicesimo, al decimo e undicesimo capitolo di questo libro, in cui Carles Puigdemont annuncia il suo pensiero e approfondisce il suo pensiero sull'Europa. Due capitoli che confermano quanto non abbiamo a che fare. Non si tratti di un personaggio come magari viene visto da molti, fanatico, estremista, fondamentalista, chiuso nel suo mondo catalano. No, già riprendendo per esempio il primo capitolo in apertura, lui parla della convinzione di dover lavorare per una Catalogna che sia parte di una Spagna democratica e decentralizzata. Ipotesi di cui lui scrive intellettualmente sono ancora persuaso, ma aggiunge, dopo più di 40 anni dopo la fine di Franco, l'esperienza ci dà purtroppo molti argomenti per parlare di indipendenza, per pretendere che una relazione non sia possibile. Quindi,
Come vedete, abbiamo una persona aperta veramente al dialogo, non fanatica e incline a accogliere le opinioni, le posizioni diverse dalle sue. Ma venendo, e chiudiamo anche in questa presentazione, al capitolo sulla Europa, noi troviamo molto interessante il capitolo 10, l'Europa è in crisi, e il capitolo 11, i miei Stati Uniti d'Europa. Un'unione politica europea potrebbe aiutare a migliorare le cose. Occorrerebbe che gli Stati accettassero di rinunciare a una parte importante dei loro poteri, delle loro competenze e della loro sovranità, non unicamente a favore delle regioni, ma anche dell'Unione Europea stessa. Sono un fervente partigiano degli Stati Uniti d'Europa, ma se è per continuare a fare la stessa cosa con un nome diverso, mi interessa molto poco. Questi Stati Uniti d'Europa dovrebbero poter mettere fine ai nazionalismi degli Stati, fare in modo che ognuno abbia un solo passaporto, europeo, e a partire da qui riconoscere la diversità delle realtà, senza problemi e senza limiti. Dovremmo organizzarci nel modo che riterremo il più adeguato, nel rispetto delle leggi europee, per essere il modo così più efficace e democratico possibile. Potremmo avere degli stati che restano stati, delle regioni che agiscono come degli stati, senza per questo aver bisogno di proclamare l'indipendenza. Non sarebbe più l'Europa degli stati, né l'Europa delle regioni, ma l'Europa dei cittadini. La crisi catalana deve essere un stimolo per far sì che l'Europa reagisca e si rafforzi a partire dai valori fondamentali che dice di avere. La democrazia è chiaramente un ideale che l'Europa deve coltivare, l'idea di un'unione di cittadini liberi, di una repubblica europea. Ecco che cosa preconizzo. Ecco, mi sembra che questo sia davvero l'aspetto più alto di questo libro di Carles Puigdemont, La crisi catalana, un'opportunità per l'Europa per disinnescare gli scontri tra i nazionalismi di tipo spagnolo, catalano o scozzese o fiammingo, eccetera, per arrivare a parlare e a attuare una nuova dimensione di democrazia, di libertà e di repubblica per i cittadini, una repubblica europea dei cittadini, come ha scritto Carles Puigdemont e come diceva già negli anni '80 Marco Pannella stesso. Quindi davvero un libro molto interessante, da cui trarre ispirazione, informazioni e speriamo anche una nuova iniziativa per gli Stati Uniti d'Europa, per la Repubblica Europea, a partire dalla Catalogna, per una riforma, come anche del resto sembra scrivere il presidente Puigdemont stesso, che valga per 500 milioni circa di persone, potenziali cittadini della Repubblica Europea. Un libro molto bello davvero, che consiglio quindi di leggere. La crisi catalana, un'opportunità per l'Europa, di Carles Puigdemont. Desert d'amics, de béns i de senyor, en estrany lloc i en estranya contrada, lluny de tot bé, fart de nuig i tristor, ma voluntat e pensa caitivada, me trob del tot en mal poder sots més, no veia algú que de més haja cura, e soy guardat en clos ferrat de pres de que em fau grat a ma trista aventura. Eu haig vist temps que no em plasia res, ara em content de so quin fai tristura,
e los grillons i eugers ara preu més que en lo passat la bella brodadura fortuna vell que ha mostrat son voler sus me volent que en tal punt vengut sia però no em cur pues hay fait mon deber a tots los bons que em troben companyia tots aquests mals no em són res de sofrir en esguardo qui el cor me destenta em fai tot jorn d'esperança partir com no veig res que ens abans d'una espenta en aconsar nostre deslliurament en aconsar nostre deslliurament desert d'amics que pense de Senyor en estrany lloc i en estranya contrada. Avvertirvi che se sentite un po' di rumori di fondo sono dovuti al fatto che oggi qui in sede ci sono tanti catalani e italiani che sono venuti a festeggiare San Jordi, a comprare libri e a partecipare insomma a questa nostra festa, quindi stanno lì, cerchiamo di tenerli buoni, ma un po' di voci si sentono. Detto questo, adesso i prossimi audio sono di Pau Vidal, di Rossella Selmini e di Anna Forne, di Pietro Cataldi, il rettore di Siena. Pau Vidal è il traduttore di Camilleri in catalano e traduttore anche di altri testi e ce li presenterà adesso in catalano e in italiano. Rossella Selmini ci ha regalato un commento su uno dei libri italiani sulla Catalogna, Lettere dalla Catalogna, di diversi autori, e poi Anna Forn, la figlia del consigliere Forn in carcere, che ci parla di un libro che gli è molto piaciuto. Infine Pietro Cataldi, il rettore di Siena, dell'Università per Stranieri di Siena, si parla di Michela Muggia, una grande scrittrice italiana. Vai, Max. Enguany, per mi, aquest Sant Jordi és el que m'agradaria anomenar Sant Jordi dels traductors, perquè han coincidit, una casualitat que no m'havia passat ara, encara en els molts anys que fa que em dedico a traduir, que surtin ni més ni menys que tres títols pauvidalians a les llibreries catalanes, que són La roda dels equívocs, un Camilleri, un Montalbano tradicional, com tots els Montalbanos, un llibre fantàstic dels Booming, el Tai, que és tota una altra incursió literària i a més que per mi ha estat molt emocionant perquè no havia fet mai cap títol d'aquests autors que sempre tenen aquell puntet especial, i finalment la perla de l'any, la perla de la dècada i quasi bé gosaria dir que la perla d'alguna cosa més encara, que és la reedició de la meva traducció del Gatto Pardo. No només és un llibre super especial perquè ja sabeu, sinó perquè a més una cosa que jo gosaria qualificar de casualitat del destí, si no fos que estic segur que no és una casualitat, enguany, el mes de novembre, se celebrarà a Bucarest el primer congrés de retraduccions de Gatto Pardo, és a dir, només per segones traduccions d'aquest llibre que, com tots sabeu, si és un llibre molt
descriptiu d'una època i d'un moment, i que, per tant, si una universitat, en aquest cas una universitat romanesa, ha organitzat un congrés tan concret com el d'una segona traducció, és evident que hi ha un motiu. Hi ha moltes de les